giusto? Certo. Hai visto che bel trucco che mi sono fatta io oggi? Tre viola ho usato e rossetto rosso. Sì, sono in tema, tutto rosso e blu. Adoro il viola sugli occhi, questo effetto marchiato, questo effetto così scuro, un po' tenebroso. Bellissimo. Lo vuoi anche tu? Certo, certamente. Siediti, accomodati. Io ho tutto pronto, certo. Sono pronta per te. Sì, oggi andiamo molto sul sciallo. Sullo sciallo. Nel senso, sugli ombretti messi male, senza correttore. Ci vuole proprio quell'effetto tenebroso, quell'effetto pauroso, spaventoso, anche un po' orribile. Perché sennò non sarebbe Halloween. Usiamo questa su di te oggi, va bene? Ed è quella che ho usato anch'io su di me, per gli occhi. Guarda che bella. Gli ultimi 3-4 colori viola sono bellissimi. Adoro. Guarda, ti faccio un piccolo swatch. Quello che ho usato io è stato questo. E poi anche questo. Guarda che belli, sono super scriventi. E poi anche un pochino di questo. Tre viola ho mescolato sugli occhi, sono bellissimi. Tre colori stupendi. Sì. E sulle mani non si vedono tanto. Non si vede niente. Non si vede niente, sono chiarissimi sulle mie mani. Ma sugli occhi si vedono, mescolati insieme. Sulle dita si vedono. Tre viola. Iniziamo subito, tesoro mio. Allora, niente correttore, rossetto rosso lo vuoi anche tu dopo? Non ho rossetti viola, né blu, né neri, grigi, niente. Lip gloss rosso, oppure rossetto rosso, questo qui l'unico che ho, è questo qui della Bottega Verde che ho usato anch'io. Lo vuoi anche tu? Perfetto, lo lasciamo qua. Se no i rossetti rosa, sai, no? Ma per la notte dei fantasmi, degli scheletri, direi che non va tanto bene il rosa. Lo uso già tutti i giorni, anche tu. Certo, elastico, vieni qua, ti leggo i capelli, vieni qui, vicino, ok, voilà, e ti metto il balsamo labbra. Certo, prima di metterti il rossetto che secca le labbra, bisogna mettere il balsamo labbra, ovviamente, bisogna curare le labbra anche ad Halloween, questo qui fantastico, allarga, argan, chiudi le labbra, socchiudi, faccio tutto io. Piace l'anellino? Bello, vero? Dovrebbe stare sul pollice, ma io con gli anelli ho questo rapporto di amore e odio. Ah, sì. Questo è fantastico. Delicato, profumato leggermente, bellissimo. Provenzale bio. Te lo straconsiglio. Poi io inizierei, guarda, con questi tre ombretti che ti ho fatto vedere prima, che sono bellissimi. Sì. Col pennello, certo. Guarda qua, li ho preparati per te. Quale vuoi che uso? Quelli rosa o quello nero? Bello, questo con la silhouette, usiamo questo. La silhouette della donna, della ragazza, bellissimo. Bellissimo. Fammi vedere un secondo. Le sopracciglia non hai bisogno neanche di farle, anche sono bellissime già le tue. Ciglia finte non te le metto. No, non è Capodanno. Ad Halloween poi ti vai a travestire, fai qualche festa, qualche serata con le tue amiche, con i tuoi amici, col tuo fidanzato. Sicuramente, certo. Prendiamo il viola, guarda. Prendiamo il viola, chiudi gli occhi. Il primo viola sull'arcata, poi sempre con lo stesso pennellino andiamo a prendere il secondo viola, un po' più scuro, e lo mettiamo sulla palpebra. Prima un occhio e poi l'altro. E il terzo ombretto, sempre viola, un po' più chiaro, lo mettiamo come illuminante in mezzo. Ok? Perfetto, guarda che bello, sembra blu, ma è viola, io amo il viola, poi per Halloween va bene, usare un po'.
da cosa ti travesti? Da streghetta? Hai il cappello da strega? Il costume nero, anche un outfit tutto nero va bene per far la strega? Direi di sì. Ti metto ancora un po' di illuminante, che io non ho messo, questo bianco, perfetto direi, bello bianco, sì, così illumina il tuo sguardo già bellissimo di tuo, di suo, è già bello il tuo sguardo. Ok, anch'io sono truccata di viola, sì, non si vede, perché sono molto chiari sul viso, purtroppo questi ombretti viola non si vedono tanto. Ok tesoro, hai visto che bello questo? Il pennello è bellissimo. Get it girl. Get it girl. Bellissimo. Ok. La palette è questa qui. La palette bellissima. E la girl ultra bellissima. Adoro. Sì. Guarda, ti metto giusto un po' di blush, ma poco poco, eh. Poco poco, che non voglio farti sembrare troppo illuminata. Anche dall'altra parte. L'ho già usato con te, fucsia. E poi mascara e rossetto. Eyeliner no, non ce l'ho, ma direi di non esagerare, già il trucco è bello strong. Mascara nero, nero, total black. Guarda che bello il mio anellino. Con il cuore e con la chiave, bellissimo, veramente bello. Io amo gli anellini, gioielline, li adoro. Questo è un mascara abbastanza valido, guarda su, guarda su. Che facciamo gli occhi importanti anche senza ciglia finte. Questo rossetto qua si chiama rossetto liquido Velvet numero 7, rosso bacio della Bottega Verde, 18 mesi di scadenza, tenuta estrema. Ed è così. Bello, eh? Con gli occhi castani il viola secondo me starà Dio sugli occhi. E le labbra rosse sono bellissime. Anche se a me non piace molto l'effetto che mi fa un po' da madama, da donna adulta, il rosso. Questo rossetto però è bellissimo. Piccolo comodo. Tenuta estrema con olio di rosa bianca e vitamina E. Te lo puoi anche portare, certo. Ti trucco adesso, ma se vuoi.
cassetto magari e aggiustartelo durante la serata. Cioè, non te lo puoi portare. Chiudi le labbra, così. Perfetto. È cremosissimo, non segna le labbra se tu non hai pellicine. Nel mio caso le segna, ma se tu non hai pellicine non segna niente. È cremoso e anche un po' profumato, direi. Bellissimo rossetto, bellissimo. E ti divertirai, poi ci sentiamo prossimamente, mi dirai come passi la serata, se ti sei divertita dopo Halloween. Ci sentiamo dopo Halloween, ok? Divertiti senza esagerare, senza ubriacarti, senza far del male a nessuno, eh. Non diventare un'ubriacatrice molesta. Mi raccomando, contieniti. Divertiti, ma senza esagerare, ok? Voilà, sei perfetta. Perfetta, sei quasi truccata come me, anche se io non ho il mascara oggi. Tieni, questo te lo lascio. Sì, io mi tolgo la felpa e poi esco così stasera. Tanto vado a casa di amici, niente di che. Sì, ci sentiamo presto allora, dai, buona serata. Buona serata, buona festa. Buona giornata, buona serata, perché sono le 4. Prima di stasera c'è ancora tempo. Io mi metterò un po' di mascara, i capelli li sciolgo e via. Sì, tolgo questo anellino, che è da bambini. Divertiti e poi ci sentiamo. Torna quando vuoi. Ciao cara. A presto.